Ma adesso accanto a me ho una giovane e bella ragazza, Nancy Squitieri. Ciao. Ciao Giorgia, buongiorno. Buongiorno, oggi hai una sorpresa, so, eh? Oggi un paio di sorprese splendide. Va, parliamo di prima. Big band, quindi non più di orchestra sinfonica moderna, e del sax baritono, che è il sax in assoluto più grande della famiglia dei sassofoni, quello più scuro con un timbro più possente e che è uno degli strumenti caratteristici della big band che ascolteremo tra poco. La allora, big band, ecco, sì. Prima dimmi cos'è una big band. È una grande orchestra che esegue musica jazz. Ok. Quindi la formazione più grande che abbiamo per eseguire musica jazz. Perché la musica jazz, diciamolo, ha una grande componente, diciamo così, anche si può essere in Italia, seguita anche, perché è seguitissima, ci sono tantissimi esatto. musicisti di talento in Italia, anche tanti festival dedicati al jazz, ricordiamo quello di Villa Celi Montana a Roma, Umbria Jazz, grandissime manifestazioni famosissime in tutto il mondo, e la big band è ovviamente la formazione con un numero di strumenti maggiore in assoluto. Possiamo fare anche musica jazz ovviamente con due o tre strumenti, ma in questo caso ci siamo dati sì, alla infatti, pazza gioia. Si stanno preparando sì. perché sono tantissimi, quindi c'è bisogno di un tantissimi. Attimo di preparazione naturalmente sì. prima di ascoltarli, però chiamiamo quello che è il direttore d'orchestra. Sì, qui con noi abbiamo Gerardo Di Lella, infatti l'orchestra che ospitiamo buongiorno, è la maestro. Big Band buongiorno di Gerardo Di Lella, buongiorno. Che ha al ecco. suo attivo, buongiorno maestro, buongiorno. Numerose tournée in tutto il mondo e tantissime incisioni di dischi. Ecco, insieme a lui il sassofonista. Abbiamo Pier Simone Crinelli, buongiorno maestro. Buongiorno. Questo è il suo sassofono. Ecco, del quale io voglio sapere un po' tutto, quindi raccontatemelo un po' il voi. Il padrone è lui, ci dica maestro. Sì, intanto è della famiglia di sassofoni, quello più grande, l'abbiamo sì. già detto, quello addirittura più pesante, pesa addirittura quasi 5 kg. Apparentemente è come gli altri sassofoni con le chiavi, il bocchino, la campana, ha un registro più basso, si suona un'ottava sotto il sax contralto e cioè? Non si studia regolarmente in conservatorio, ma è a discrezione di alcuni sassofonisti decidere di studiarlo o meno. Di Lella, in quale genere musicale è utilizzato? Ma un po' in tutti, chiaramente i sassofoni sono poi esplosi nel jazz e anche il baritono deve il suo sviluppo a questo genere musicale. Nella musica classica sono comunque usati, però la loro applicazione, diciamo, la loro migliore applicazione, sì, sicuramente l'hanno avuta nel jazz. Poi tra l'altro io ricordo, c'è un personaggio televisivo, se non sbaglio, brava. Molto simpatico nei Simpson, Lisa Simpson. È lei, vero, che ha questo bambina piccolissima con questo sassofono enorme. Grandissimo. E che insomma che ha questo suono tipicamente maschile e scuro. Un po' possente, molto, ecco, diciamo. Sì, sì. Senti, cominciamo ad ascoltarlo questo suono, sì. quindi cosa ci suonerà la nostra big band? La nostra big band ci eseguirà una versione bellissima di New York, New York. Prego, allora prego. Vi accomodate. Grazie. Con i vostri prego, naturalmente. Maestro. Ah, giusto, questa è la sua. Sì. Ah, capisci? Questo fondamentale. Se non oggi. Andavo con quella, la vedevo dura. Ecco, allora li presentiamo con New York, New York, la big band. Organizzati in sezioni gli strumenti, le trombe, i tromboni, i sax, il contrabbasso, la batteria e la chitarra. E poi il maestro Gerardo Di Lella. No, infatti una vera big band. No, sono rimasto colpito, veramente siete bravissimi. Grazie. Poi tutto dal vivo, grazie. È proprio bello, veramente grazie. È un gran piacere questa rubrica perché avvicina secondo me anche molto i ragazzi alla musica e imparano anche a suonare degli strumenti magari, no? Magari si possono appassionare
appunto del... Un buon esempio per chi ci ascolta, per i giovani che ci ascoltano. Senta, mi è capitato in questa settimana, prima che lei arrivasse in studio, di ricevere circa 20 messaggi della sua presenza una mattina d'estate. Nel senso, lei ha mandato dei messaggini, so, in giro per l'universo mondo, e ogni giorno, a distanza di 10 minuti, mi arrivano messaggini, ho scritto arriverà in studio, tant'è che io la scaletta la sapevo già. Sapeva tutto. Questo mi fa per molto la prima piacere volta. Perché lei tiene a questo programma, quindi. Assolutamente. Wow. Questo è un onore, grazie. Posso grazie. Chiedere, quanto pesa? Pesa 5 kg. Aspetta che non ti sentiamo, aspetta, prendiamo il microfono. 5 kg. Ma vai in palestra per... Sì, devo fare molto allenamento. Ma prima. Davvero? No. Ah, no. L'unica particolare imbragatura per tenerlo. Sì. Cioè, è questa imbragatura che serve per sostenerlo. Ah, incredibile. Non come normale collare del sassofono, insomma, serve... Quindi devi indossare, diciamo, questa imbragatura per poterlo sostenere bene, lo so. Per ripartire bene il peso. Ok, capito. Senti, visto che ci avete portato in America con New York, New York, ora invece... Ascoltiamo un altro brano dal concerto per pianoforte di Tchaikovsky. Andate a prepararvi, ragazzi, andate. Una versione modernissima. Una versione moderna di Tchaikovsky, bene. Un tema che sicuramente conoscete tutti. Ascoltiamo. Complimenti, tutto dal vivo. Adesso diamo la possibilità di raggiungere adesso tra poco l'altra parte dello studio. Veramente bravissimi, ancora un applauso dal vivo ad una mattina estate. Raggiungeteci, maestro, ci raggiunga. Io tra l'altro non so, era un po' alla Batman questa versione. Molto alla Batman. No, grazie Nancy Squitieri. Bene, io voglio presentarvi invece un altro libro, cari telespettatori.